Eccoci qua, Bacoli, non Napoli. Tra l'altro alle spalle c'è la casina del Fusaro, casina della Mitelliana, qui ci hanno girato Pinocchio. Proprio di Pinocchio, insomma. Vorrei vorrei chiederle intanto sulla questione Presidente della Repubblica, insomma. Secondo lei si riuscirà a fare subito? Bisogna aspettare tante votazioni, franchi tiratori, le solite liturgie, il solito rito? Io questo non lo so. L'unica cosa che posso dire, anche per rispetto ai cittadini italiani, avendo un po' di esperienza, perché sono tra quei pochi parlamentari di questa Repubblica che ha eletto e si troverà ad eleggere un Presidente della Repubblica dopo 2 anni che ha eletto, a cui ha partecipato alle elezioni precedenti. E l'unica cosa che posso dire ai cittadini italiani è che tutto quello che si dice adesso, soprattutto nei prossimi 7 giorni, sono tutte notizie che non hanno fondamento. Mi ricordo l'altra volta, le vere decisioni furono prese a poche ore dagli scrutini e poi durante gli scrutini c'è sempre qualcosa che accade, a quanto ho capito, qualcosa sempre di imprevedibile. Io spero che sia un profilo di altissimo rilievo, ma dal punto di vista dell'onestà e del coraggio. A noi serve un Presidente della Repubblica che abbia il coraggio di dire basta col passato, basta firmare leggi come la legge Fornero, basta firmare decreti come l'IMU Banca Italia che portava 7 miliardi e mezzo di euro alle banche. Il Presidente della Repubblica ha un potere enorme su questo, può rimandare alle Camere provvedimenti, o al Governo, provvedimenti che non ritiene etici, come l'innalzamento eccessivo delle tasse sugli imprenditori italiani. Questo è napoletano che abbiamo capito, insomma, non le è piaciuto comunque a voi del 5 Stelle. Credo che siamo sempre stati onesti su quello. Dico sul futuro, insomma, ci ha tracciato un profilo, ma ci sono anche dei nomi sui quali state ragionando come movimento, insomma, farete le Quirinarie. Qualsiasi nome o qualsiasi dichiarazione che in questo momento si fa è sicuramente una dichiarazione che può cambiare, o qualsiasi posizione può cambiare nei prossime settimane, nei prossimi giorni. Veramente, proprio per rispetto ai cittadini italiani, in questo momento è meglio occuparsi di altre incombenze. Noi incontriamo Libera con Don Ciotti il 22 a Roma per parlare di reddito di cittadinanza. Ha 50 anni Don Ciotti. Non lo so, ma credo di sì, credo che abbia 50 anni. Per tutto, vediamo di non mettere in mezzo anche Don Ciotti in questo Totonomi, non ci prestiamo al Totonomi, davvero, c'è ben altro da fare, aspettiamo quei giorni per riuscire veramente a non fare dichiarazioni affrettate e soprattutto portare gli italiani in questo chiacchiericcio che già è iniziato prima delle vacanze, delle ferie natalizie per chi se l'è fatte, e adesso continua e deve continuare per altri 10 giorni, non mi sembra proprio il caso. Ecco, però ieri il Presidente Renzi diceva che sarebbe opportuno che il Movimento 5 Stelle partecipasse alla nomina del Presidente della Repubblica, che deve essere un arbitro e che deve andare bene comunque alla stragrande maggioranza degli italiani. Tra l'altro diceva che stanno cercando in tutti i modi di imbarcarvi, insomma, in questa decisione istituzionale. Ma io ho letto le dichiarazioni, sono dichiarazioni che secondo me meritano l'unica risposta. Non partecipiamo al Totonomi, noi abbiamo tracciato un profilo ed è un profilo che è importante per noi al di là di chi parteciperà a questa partita. Il nostro interesse è che ci sarà e che ci sia un Presidente della Repubblica che abbia il coraggio di tagliare con il passato. Quello che succederà in Parlamento, non a Palazzo Chigi, in Parlamento, lo vedremo in quei giorni. E se adesso le do una scheda per farle scrivere il nome di un Presidente della Repubblica e lei vedrebbe bene, insomma, al Quirinale, che cosa fa? Mi hanno chiesto, le faccio vedere, sì. Lo stiamo facendo con tutti, ecco, sì. Qua. Chi sarà secondo lei il prossimo Presidente della Repubblica? Ci abbiamo anche un pennarello. A me farebbe piacere un nome, però se lei non può, non vuole, il voto è segreto. Non lo però dico, se ce lo vuole rivelare. Così Chiarillo sa chi voterò. No, non possiamo, non sarebbe serio. Grazie onorevole, grazie. Se abbiamo, scusami Paolo, abbiamo altri 30 secondi. Sì. Perdonami, sì, cambiando allora un attimo argomento, oltre al Quirinale, sì, visto che in questi giorni sì. La polemica è grandissima sul riscatto pagato o meno per le due ragazze che proprio in queste ore hanno fatto rientro a casa, come la pensa riscatto, Di Maio? Sì. La polemica sul riscatto pagato
presunto riscatto pagato per quelle due ragazze italiane che sono state liberate? Sì, l'unica cosa che è curiosa di questo episodio, al di là di quello che si potrà sapere, e credo che il governo lo sappia meglio di noi ed è tenuto a dircelo se è stato pagato un riscatto, ma al di là di questo, la cosa curiosa è che il partito che ha mosso più critiche su questa storia del riscatto, cioè la Lega Nord, ha la presidenza del COPASIR, che è il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti. Se non lo sanno loro se abbiamo pagato un riscatto oppure no, non so chi altro lo debba sapere. Sono due ragazze italiane. Poi ovviamente è giusto che si sappia la verità su quello che succede in questi casi, perché dobbiamo capire anche quali sono state le azioni del governo per riuscire a liberarle. Detto questo, è logico che siamo contenti che siano rientrate queste due ragazze, che siano state riportate in patria. Mi dispiace ancora invece per quanto riguarda l'altro Marò, uno dei due Marò che invece è ancora lì, e soprattutto in India ovviamente, e per quello che riguarda il semestre europeo si chiude con questa polemica più di tutte quante le altre, cioè questo semestre europeo poteva essere un'occasione per riportare in patria con contatti internazionali a livello europeo con quel paese uno dei due Marò che è ancora lì, e soprattutto chiudere questa controversia. Grazie onorevole, grazie mille.